Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Sì, sono un po' acciaccato perché, per chi non lo sapesse, ho avuto problemi di calcoli renali. Infatti ieri sono stato praticamente in ospedale e ho dovuto eseguire una terapia d'urto per riuscire fondamentalmente ad essere a casa. Fortunatamente è andato tutto bene e adesso ovviamente devo seguire la terapia a casa, però diciamo che il grosso è passato. Ho avuto forti dolori addominali, veramente non li auguro a nessuno, però ci siamo tornati. Io cercherò di registrare qualche cosina, anche perché fondamentalmente mi sento bene adesso. Ho dormito molto molto bene, quindi ho riposato e mi sento abbastanza bene. Non so se farò live più che altro, perché capita che debba andare in bagno spesso e volentieri, a causa appunto di tutta la terapia che devo fare, però vediamo un pochettino come va. Nell'eventualità magari anche una cosa un po' più easy, senza strafare, anche un'oretta così, giusto per stare un po' in compagnia, si può fare. Comunque, chiusa la parentesi della mia salute, che non frega a nessuno, che cosa trattiamo oggi? Oggi trattiamo tutte le novità che per l'appunto arriveranno all'interno del gioco già a partire praticamente da stanotte, dato che entreremo praticamente nell'ultima fase del crossover di Final Fantasy 9 e quindi abbiamo la possibilità di vedere in anteprima quelli che saranno non solo i pacchetti esclusivi che verranno aggiunti in concomitanza con il Black Friday, proprio perché avremo appunto la possibilità di usufruire del Black Friday, ma anche di un nuovo banner che segnerà praticamente l'ultima parte dell'evento, o comunque del crossover in generale di Final Fantasy 9. Così finalmente ce lo togliamo dalle palle. Devo ammettere che questo crossover, come evento, è stato molto bello. Però sinceramente il fatto di non usare le armi elementali un pochettino mi ha disturbato parecchio. E quindi sinceramente parlando lo boccio solo per quello, ma tutto sommato come evento, come struttura, come organizzazione, anche come periodo, perché un mese praticamente di crossover è tanta roba, ti consente comunque di fare tante gemme, ti consente comunque di avere in generale veramente una buona quantità di roba. E però questo fatto di non poter utilizzare le armi elementali, completamente bocciato. Comunque, cominciamo. Partiamo dal parlare della nuova skin di Sephiroth. Quindi già, come potete ben capire, abbiamo il banner. Aspettate che ve l'allargo magari un pochettino di più. Ecco qua. E abbiamo praticamente già il nuovo banner che, come preannunciato, sarà un altro banner singolo, quindi con un altro personaggio singolo. E questa volta però il protagonista sarà Sephiroth con i vestiti di Kuja, quindi quelli che abbiamo visto praticamente all'interno del capitolo. La skin è fighissima, tra l'altro Sephiroth con la pancia di fuori sembra un mezzo truzzo e un mezzo teenager, tutto bello figo. Però fondamentalmente questo già è il primo sfondo che comunque si potrà sbloccare poi successivamente con Sephiroth, almeno con due limit break nella sua arma evento che ovviamente analizzeremo poi a parte, perché appunto analizzeremo il banner e l'arma di Sephiroth, che ho paura di quello che potrebbe uscire. Successivamente abbiamo il saldo del Black Friday, che verrà aggiunto possibilmente già a partire da stanotte, dove praticamente avremo una multi, in questo caso con una o più armi 5 stelle garantite, a 1500 gemme rosse, quindi metà prezzo. È un ottimo banner questo, vi posso assicurare che questo è un ottimo banner, perché 1500 con tutte le armi nuove incluse può essere una buona, diciamo, può essere una buona pullata. Se ovviamente si ha la fortuna giusta, si può effettivamente avere la possibilità di beccare le armi nuove e quindi di conseguenza recuperare parte di quello che magari non si è riuscito a fare o recuperare in generale in precedenza. Quindi questo è comunque un buon pacchetto che probabilmente io andrò a pullare.
Insieme poi ovviamente anche ai pull che faremo sul banner di Sephiroth, perché io comunque pullerò, già ve lo dico, ve lo anticipo, pullerò sul banner di Sephiroth. Ma vi spiegherò ovviamente anche il perché. Successivamente abbiamo un altro pacchetto che verrà aggiunto in esclusiva per il Black Friday, quindi un pacchetto leggendario con scelta addirittura di un'arma 5 stelle tramite l'Exchange Shop. Bisognerà vedere quanto costerà questo pacchetto, perché se anche questo pacchetto lo mettono diciamo a un prezzo, perché solitamente questi si comprano con le gemme rosse e costano più o meno 5.000 gemme rosse, però se dovessero metterlo anche a, non so, 2000, 2005 forse, secondo me non è male, non è assolutamente male, si potrebbe tranquillamente pensare e fare un'unica spesa per avere sia la pullata a 1500 gemme più il pacchetto questo qui per ottenere appunto un'arma garantita comunque dalla scelta, quindi direi anche più conveniente. Successivamente andiamo con l'ultima parte dell'evento di Final Fantasy 9, dove praticamente abbiamo Resonant Walls con il cielo oscurato, perché appunto stiamo praticamente andando verso la fine, dove verranno aggiunte delle altre ricompense ovviamente all'interno del, diciamo, dello shop in generale del gioco, e poi ci saranno addirittura i Metal Cactuar che saranno addirittura garantiti in questo stage. Quindi si potranno comunque ottenere più risorse, si potrà farmare di più in generale e si potrà fare anche più esperienza. Quindi è un'ottimissima, e non ottima, ottimissima occasione anche per livellare magari altri personaggi, visto che ora il level cap comunque sia è arrivato al 60, quindi bisogna fondamentalmente iniziare a livellare i personaggi come giusto che sia. Poi, ultime due immagini, dove appunto abbiamo praticamente l'aggiunta delle memorie, i ticket e altri voucher per lo scambio di memorie che verranno aggiunti praticamente come altre ricompense, probabilmente all'interno dell'evento. Bisognerà vedere effettivamente, perché quelli sono ticket 5 stelle, quindi addirittura abbiamo i ticket 5 stelle, poi non so se questi verranno, perché vedete New Event Exchange Added, quindi avremo praticamente anche un biglietto 5 stelle a quanto pare, tanta roba. Poi le memorie di Sephiroth e ovviamente anche i voucher per lo scambio delle memorie dei nostri personaggi. Quindi direi assolutamente molto molto valida come cosa. Infine abbiamo praticamente il banner di Sephiroth, dove abbiamo già l'arma e anche il costume. Raga, che vi devo dire? Io qui non vorrei soffermarmi più di tanto, perché ne vorrei parlare in un video a parte del banner, come ho fatto sempre. Mi piacerebbe comunque esprimermi a parte, però guardate un po' quello che è possibile ottenere. Un'arma che riduce attacco magico e attacco fisico se gli HP sono al di sopra del 50%, ability, refined abilities con attacco magico e boost ability potencies, che non mi fa impazzire sinceramente, avrei preferito magic ability potencies. Però il costume, raga, come già anticipato, perché l'avevo già detto che sarebbe stato così, è perfetto ragazzi, boost HP e boost magical ability potencies, perché ancora pensava che Sephiroth appunto fosse un DPS fisico. Qui abbiamo l'ennesima prova che fondamentalmente Sephiroth è pensato per essere giocato più magico che fisico. Quindi abbiamo anche il costume che adesso non solo boosta in generale gli HP, ma boosta anche tutte le abilità magiche che possiede. E questo è un gran costume. È un gran costume. Soprattutto se avete Sephiroth magico, è un gran costume. Ecco perché io comunque andrò a pullare su sto banner. Scusatemi ragazzi, ma sono praticamente senza voce perché ho praticamente tutto un casino addosso. E quindi sì, ragazzi, è un costume eccezionale questo, c'è poco da dire. Perché a Sephiroth magico questo gli consente di utilizzare qualsiasi build magica al di fuori del ghiaccio, perché ovviamente se si utilizza il vestito Arcanum con la Wing Edge, giustamente si utilizza quello con attacchi ghiaccio, ma con tutte le altre tipologie di attacco, o comunque magari anche non elementali, per esempio,
questo è un costume perfetto, è letteralmente perfetto. Ma comunque ne parleremo in un video a parte, perché voglio appunto sottolineare tutti i punti. Ci sono tante cose che voglio dire per quanto riguarda questo banner, quindi è giusto affrontare il tutto in un video a parte. Detto ciò, questi erano tutti i, diciamo, tutte le news e tutto ciò che avremo a partire da domani, perché fondamentalmente sarà tutto per noi a partire da domani, mentre invece sono già disponibili le coop di Ramu. Le coop di Ramu che sono già disponibili da ieri addirittura. Quindi io purtroppo non ho potuto fare live per motivi, per i miei problemi di salute, che poi in realtà dovevo fare una visita medica che non ho potuto fare a causa appunto di sti calcoli, quindi dovrò rifare prossima settimana, poi anzi no, a dicembre devo andare a fare questa visita medica, quindi per il momento diciamo che mi sono liberato nuovamente, però purtroppo dovrò andare a farla nuovamente. Detto ciò, non c'è altro che devo andare ad aggiungere. Vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!